Virtus che rimane a Lanciano con ritiro fissato per Guardia Grele che all'improvviso è stato annullato. La squadra infatti già stamattina era a sudare al Memmo di Lanciano, mentre il programma ufficiale prevedeva la prima sgambata ai piedi della Maiella con la logistica presso il ritiro dell'hotel Pater Montium. Questo è il comunicato ufficiale. La società comunica che in seguito a decisione dello staff tecnico si è preferito continuare la preparazione precampionato a Lanciano. La Virtus ringrazia il comune di Guardia Grele, l'amministrazione e le strutture ricettive della città per la loro massima collaborazione. Le amichevoli, già prefissate, come le altre iniziative di marketing, avranno comunque luogo a Guardia Grele. Pare che il tecnico Baroni si sia trovato bene negli impianti della città e che dopo un sopralluogo a Guardia Grele abbia giudicato troppo complicata la logistica con i campi di gioco distanti dall'albergo Pater Montium. Comunque è confermata l'amichevole di domani contro una rappresentativa del centro montano, il confronto con la Fermana alle ore 18, sempre a Guardia Grele, il 3 agosto prima al Biondi contro l'Avellino nel trofeo Guglielmo Maio. Calciomercato, Leone a caccia di un portiere, piace Paloschi, l'anno scorso nella massima serie polacca e guardate alcuni numeri con il numero 1 bravo sia distinto che nelle palle basse che nelle uscite. Piace anche Andrea Tozzo, l'anno scorso a Portogruaro, nome caldo Andrea Cocco, attaccante di esperienza l'anno scorso a Verona.